Torna l'approdo, il rotocalco settimanale di informazione di Super J, quest'anno con tante novità, attualità, servizi, inchieste, dibattiti. Vi aspetto con l'approdo. L'incrocio tra matricole e Marina Camerano mette in palio la tranquillità. Entrambe hanno rallentato dopo partenze lanciate. I biancazzurri, impegnati mercoledì nel recupero di Porto d'Ascoli, hanno terminato il 2016 con due sconfitte casalinghe, mentre i gialloblu devono ripartire dopo tre stop di fila. Senza lo squalificato Savelli, Tiranti confida nel rientro di Noviello per restituire imprevedibilità all'attacco, dove debutta anche il classe 98 Zupo, prelevato dal Fano. Montenovo, privo di Donzelli, per incidere punta invece sulla qualità di Mattia Santoni e sulla verve di Filippetti. Per vedere la prima chiara occasione da gol bisogna attendere il quarto d'ora di gioco. Noviello riceve un lancio dalle retrovie, si accentra un po' e prova la botta sulla quale però si oppone benissimo Verdicchio. L'estremo difensore gialloblu si fa trovare pronto anche al 18esimo, quando è Pellonara a rendersi pericoloso con questa conclusione da posizione defilata. Due minuti dopo si fa vedere anche il Camerano. Sugli sviluppi di un calcio da fermo scodellato da Bondi, prova ad andare in torsione Santoni, ma Giovagnoli dice di no. Al 27esimo proteste di giocatori e tifosi di casa per un presunto calcio di rigore non assegnato dal direttore di gara per questo tocco in area del capitano gialloblu Principi. Davvero difficile dare un giudizio a velocità naturale e ci affidiamo quindi al rallenti. Pochi secondi dopo è Santini a provarci con questa conclusione abbastanza velleitaria, bloccata facilmente da Verdicchio. L'urlo di gioia per i biancazzurri arriva alla mezz'ora. Stella commette fallo al limite dell'area e il Marina ha una grossa opportunità. Schema, sinistro di Noviello molto angolato, la barriera si apre un po' ed è 1-0 per i padroni di casa. Bella conclusione dell'attaccante, anche se forse non proprio imparabile. E prima di andare a riposo c'è tempo per un altro gol. Lo firma Zupo all'esordio su ribattuta, alla fine di un'azione abbastanza confusa, condita anche dalle proteste dei cameranesi sia in campo che sugli spalti. Per l'arbitro Pizzuti però non ci sono dubbi e convalida, 2-0. Dopo appena 4 minuti della ripresa, Droghini è costretto a lasciare il campo per infortunio, forse dovuto a un'irregolarità del terreno. Al suo posto entra Valeri. Il Camerano prova a reagire al 57esimo con Principi, che manda alto il calcio d'angolo pennellato dal solito Bondi. E sul capovolgimento di fronte è però ancora il Marina ad esultare con spietatezza. La rete parte dai piedi di Noviello, calcio di punizione sul quale si avventa Carloni, che di testa fa 3-0. Il Camerano non demorde, al minuto 66 ci prova il neo entrato Cecchini, conclusione alta. Alla mezz'ora Bondi parte verso il fondo e viene steso in area da Carloni, fallo abbastanza evidente e calcio di rigore per il Camerano. Dal dischetto va Michele Santoni, che non sbaglia, 3-1 con un quarto d'ora ancora da giocare. Quarto d'ora in cui però non accade più nulla di rilevante, così si arriva al triplice fischio. Il Marina batte 3-1 il Camerano e torna a respirare un po' di tranquillità. Quarta sconfitta consecutiva per il Camerano, chiamato ora a risollevarsi per non rischiare di sprecare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione.